Gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi? Lo scrive Corriere.it. A due anni sanno usare perfettamente la loro app preferita sullo smartphone di mamma. A quattro impostano e fanno partire una playlist di video. A sette umiliano il papà in una sfida di calcio simulato a FIFA. A dieci passano la giornata a vedere i video dello youtuber dal cuore e a postare foto su Instagram. Le conseguenze: problemi di socializzazione, disturbi dell'attenzione e sonno perturbato. Ma ci sono anche fattori positivi. Meglio il tablet della tv: il tablet aiuta ad imparare a disegnare e garantisce una concentrazione molto maggiore, è il commento di alcuni studiosi. Lei che cosa ne pensa? d'accordo nel far utilizzare? piccolissime le nuove tecnologie oppure al contrario? Ma non si può di certo eh, lasciare i bambini una campana di vetro e poi all'esterno con tutta la tecnologia, penso che come in tutte le cose della, della vita eh, bisognerebbe dosare il tutto con attenzione, ecco, io poi sono insegnante, devo comunque far fronte alle nuove tecnologie anche in classe. E anche lì vi è un uso come dire, corretto, legale. Ecco. Possiamo anche citare il fatto dell'illegalità sull'uso dei del social network oppure delle, delle app. Come tutte le cose, penso che ci voglia un po' di buonsenso, visto che noi siamo gli adulti, penso che sia questa la medicina. Secondo lei utilizzare le nuove tecnologie nel percorso scolastico fin dalla prima elementare quindi è positivo oppure si rischia magari di non far imparare ai, ai bambini determinate cose invece molto più importanti? Allora, rispondo sempre citando il mio mestiere, insegnante di arte e immagine, io comunque ho comunque a che fare anche con l'aspetto pratico. Mm, utilizziamo sia le nuove tecnologie senza omettere la manualità ecco, della, della disciplina. Dunque un po' di tutto ecco. Penso che sia questa la. trovare un equilibrio in tutte le cose, il giusto mezzo come dicono i francesi, il juste milieu. Ecco. Secondo me è giusto che iniziano fin da questa età, però chiaramente misura moderata, giusto so che i genitori controllino molto l'utilizzo che ne fanno, soprattutto cosa ci fanno, e cioè cosa utilizzano e il tempo che dedicano a questi dispositivi. però non è sbagliato utilizzarli fin da questa età, secondo me. A cosa può servire nello specifico, secondo te? ma può servire anche a livello lavorativo per esempio, cioè può servire comunque in futuro eh, questi obiettivi sono, sono sempre più utili anche per lo studio, per, dire, per il lavoro quindi comunque da questo punto di vista è utile non, non penso che sia totalmente inutile però chiaramente ci deve essere un tempo per queste cose e anche il tempo per altre attività. Alcuni studi dimostrano come l'uso delle app pensate per i più giovani stimoli il rilascio di dopamina, che è un neurotrasmettitore che ha diverse funzioni, tra cui quelle associate al piacere. Un effetto simile pensa che negli adulti produce il sesso, il buon cibo e le droghe. Secondo te può addirittura diventare una eh, dipendenza per i bambini? La tecnologia ovviamente. Ma non, non penso... Io faccio la tecnologia fin da piccolo ma non penso di essere una dipendente, penso comunque che le droghe, l'alcol, il fumo siano peggio della tecnologia. Ecco. Non sono uno scienziato, quindi non posso dimostrarlo, però è una mia opinione personale questa cosa qua. Allora, secondo me è giusto che eh, ci sia comunque un accesso a queste forme di nuove tecnologie, anche perché è un segno del, del progresso che avanza. E sicuramente c'è poi un problema di controlli, cioè assicurarsi che non ci siano problemi di socializzazione. In questo senso dovrebbe essere un compito sia delle famiglie, che anche delle scuole, cioè impare, insegnare a fare un uso appropriato di queste nuove tecnologie. Tutto qua. Per problemi di, di socializzazione si intende anche ovviamente l'incapacità poi a relazionarsi con degli altri esseri umani nel momento in cui si è abituato soltanto ad un apparecchio tecnologico. Per cui come si può risolvere questo tipo di problematica? Eh, penso che sia giusto trovo, far sì che i bambini abbiano sia un momento per dedicarsi alle loro attività con altri bambini, ai giochi, eh, sì ovviamente trovare anche il modo di conciliare questi, questi momenti con eh, l'uso delle nuove tecnologie. Questo, ripeto, secondo me è sempre un problema legato a come eh, si gestiscono questi processi a livello familiare e a livello scolastico. E se non c'è una, un, una sensibilizzazione di questo tipo, è chiaro che ci possono essere questi rischi. Poi. I nostalgici dicono: sono lontani i tempi in cui si scendeva in cortile a giocare a pallone, adesso si sta in casa da soli a giocare col tablet. E questo sicuramente è un problema, eh, in parte anche dovuto al fatto che una volta era più semplice scendere in strada a giocare al pallone, oggi un po di, le cose sono un po' diverse, probabilmente bisognerebbe pensare alle associazioni sportive o a momenti di aggregazione più eh, formali, ufficializzati che... Eh, cose un po' più spontanee. E questo è un altro grande problema. Eh, esatto, cioè, cioè, poi ci sono problemi di finanziamento a livello locale, di questo tipo di associazioni e anche il tempo delle famiglie oltre alla disponibilità economica. Però appunto servirebbero proprio una serie di politiche per l'infanzia che, che badano in questo senso.